La ringraziamo noi davvero, Sindaco, un altro di tutti gli interventi che abbiamo sentito oggi, che avremmo voluto che ascoltasse anche il nostro Sindaco, che come avete visto, pur essendo stato invitato con grande anticipo 3 mesi fa, sollecitato più volte, ricordato più volte, ci ha detto solo martedì, ci ha fatto dire martedì scorso che non sarebbe venuto perché ha altro da fare. E ci dispiace perché queste sono esperienze che aprono la mente, che fanno vedere che c'è un'alternativa possibile a un modo di gestire le cose per noi, la nostra città di Torino. Sul tema dell'acqua, come adesso è stato citato, il tema dei rifiuti e anche altro. Ma questa assenza è sentita un po', ha colpito parecchie cittadine. Io vi chiedo un attimo di attenzione perché Margherita, a nome di alcune presenti, vorrebbe fare una proposta. Vuoi intervenire, Margherita? Il microfono lì. Grazie dell'attenzione e della possibilità di dire queste poche parole. Credo di dover esprimere a nome di tutte e tutti quelli che hanno partecipato oggi anche i ringraziamenti agli amministratori pubblici italiani e stranieri che si sono presi la briga di venire e di dire, di raccontare anche le loro lotte e le loro storie. Questo secondo me è ancora più grave, in questo senso è ancora più grave la carenza non solo della presenza del sindaco ma anche di chiunque altro, della giunta, dei consiglieri, dell'amministrazione locale, visto che questo congresso internazionale è fatto proprio a Torino e quindi è come una specie di spregio, io credo, per cui voglio ringraziare invece gli amministratori che hanno partecipato doppiamente e scusarmi con loro di questa carenza. D'altra parte lo sento così forte, mi sembra che siano evidenziati, se ce ne fosse stato ancora bisogno, uno scontro di interessi tra noi, società civile, persone normali, eccetera, e una gestione, un'amministrazione così lontana invece da noi. Per cui rimarcare a questi amministratori, sindaco e chi per lui, questa carenza mi sembrerebbe una cosa che tutte e tutti che siamo qui possiamo fare. Per esempio domani ciascuno di noi può anche solo 2 righe mandare per email, ci siamo confrontati in un gruppo con qualcuno e questa cosa ha avuto una certa approvazione, un'email al sindaco e agli amministratori dicendo ci siete mancati, noi avremmo voluto che veniste a sentire noi, a sentire altri che in una posizione analoga hanno speso le loro energie e siamo in qualche modo offesi e questo è la misura del rapporto fra la cittadinanza e l'amministrazione, cioè in questo momento mi vengono queste parole. Io credo che sarebbe molto, molto bello se ciascuno di noi mandasse anche solo 2 righe esprimendole a modo suo e se condivide evidentemente, ma credo di sì. Grazie. Margherita, a noi poi decidere. Un'altra comunicazione, ricordo che alle 6 di questa sera, quando avremo finito i nostri lavori, siamo tutti invitati a partecipare a un'ora di silenzio in occasione della giornata internazionale della pace che ricorre proprio oggi e in Piazza Castello dalle 18 alle 19. Noi ci andremo con la nostra app referendaria, con le nostre bandiere, chi vuole seguirci è il benvenuto, anzi è invitato caldamente a partecipare. Lascio la regia dei lavori a Simona, che ringrazio. Grazie Mariangela. E allora appunto adesso torniamo in Europa con un'esperienza che proprio recentemente ha subito una svolta assolutamente positiva, che è quella di Berlino. E appunto Dorotea del Movimento per l'Acqua Berlinese ci racconta la battaglia di Berlino simile alla nostra, perché è passata anche quella per un referendum e speriamo simile alla nostra anche come conclusione, visto che il processo di ripubblicizzazione è avanzato.